Architettura. Non possiamo neppure dire che volesse essere un artista. Ad Darmstadt scelse di studiare architettura. Molto probabilmente pensava di fare l'architetto per tutta la vita. Si firmava Lissitzky, architetto. La nostra generazione è nata nell'ultimo decennio del XIX secolo e così siamo stati chiamati, per così dire, a fornire all'epoca un'idea nuova della vita. Il XX secolo portò con sé disincanto e speranza. La prima guerra mondiale, poi la rivoluzione russa, furono un'apocalisse seguita dal giorno del giudizio, la fine del vecchio mondo. In campo artistico tutto ciò segnò la fine delle vecchie tradizioni. La nuova speranza era legata ai progressi della tecnologia. La terra, il mare e il cielo erano gremiti di macchine di ferro e acciaio. Il pubblico diede il benvenuto a questa armata rumorosa e fumosa e il romantico sogno ottocentesco del trionfo dell'arte si avviò verso un raffinato declino. Siamo cresciuti nell'era delle invenzioni. A 5 anni ho ascoltato il fonografo di Edison. A 8 ho preso per la prima volta il tram. A 10 ho visto il mio primo film e poi l'automobile, il dirigibile, l'aeroplano e la radio. I sensi dispongono di strumenti per ingrandire e per rimpicciolire. Lazar. Da un registro delle nascite e delle morti. Su personale richiesta di Morduk Zalman Lissitzky, cittadino di Velejsk, ho l'onore di informarla che il 10 novembre 1890 la moglie del suddetto Lissitzky, Sara Leibovna, ha dato alla luce un bambino a cui è stato dato il nome di Lazar, firmato Jakob Kaifetz, rabbino di Smolensk. 11 anni dopo la famiglia Lissitzky si trasferisce a Vitebsk. Fu un evento decisivo per la vita del giovane Lazar. Dotato di uno spiccato talento artistico, Lazar frequenta regolarmente lo studio del pittore Yehuda Pen, dove conosce Marc Chagall, che ha solo 3 anni più di lui. A Vitebsk, nello studio di Pen e nella cerchia dei suoi allievi, Lissitzky trova la sua strada. Sogna di proseguire gli studi all'Accademia delle Arti di San Pietroburgo, come aveva fatto il suo maestro, ma la sua richiesta di ammissione è respinta. Ufficialmente perché il lanciatore del disco che ha presentato all'esame non rispetta le regole accademiche. Non sappiamo se all'origine della mancata ammissione vi sia stata qualche lacuna da parte di Lissitzky o la sua riluttanza a conformarsi alle regole accademiche. Ma non è impossibile che la decisione fosse motivata dalla religione dell'aspirante allievo. In ogni caso, all'inizio fu l'arte accademica a rifiutare Lazar Lissitzky, che di conseguenza decise di partire per la Germania, dove si iscrisse al Dipartimento di Architettura della Technische Hochschule di Darmstadt. In quel periodo viaggiò a lungo in Europa, ritornando di tanto in tanto in Russia. Per mantenersi agli studi disegna progetti per altri studenti e per una società edilizia e lavora persino come muratore nel cantiere del nuovo riformatorio di Darmstadt. Nel 1914 Lazar Lissitzky completa gli studi e si laurea con lode in architettura. La prima guerra mondiale. Tutti se l'aspettavano, ma nessuno credeva che potesse succedere veramente. Il conflitto mondiale segnò la fine dell'impero russo e del benessere di tutti i paesi europei. Lo scontento sociale dilagava. In un mondo così duramente scosso, l'arte cercò di trovare un solido punto di riferimento nel passato, ma non l'avrebbe trovato. Allo scoppio della guerra, Lissitzky rientra in Russia e si iscrive al Politecnico di Riga, evacuato temporaneamente a Mosca, dove ottiene un'altra laurea in architettura. Comincia a lavorare come assistente dell'architetto
Roman Klein, nel cui studio collabora alla progettazione delle gallerie del Museo di Belle Arti, attualmente Museo Pushkin. Ma il suo interesse per l'architettura, allora dominata dal neoclassicismo, non durò a lungo. Sarebbe tornato ad occuparsene solo 10 anni dopo, come uno dei suoi più radicali riformatori. Vecchi specchi. L'interesse di Lissinsky si concentra in questo periodo sull'arte folcloristica ebraica. Nel 1916 visita città e villaggi della Bielorussia e della Lituania per copiare i dipinti murali delle sinagoghe. Per cercare di ritrovare noi stessi e l'immagine del nostro tempo, guardiamo in vecchi specchi, sperando di sondare le profondità della cosiddetta arte folcloristica. La maggior parte delle altre nazionalità aveva già percorso questa strada. Anch'io divenni un seguace di questa logica e a un certo punto mi convertii al folklore. Gli artisti ebrei impegnati nella creazione di uno stile nazionale ebraico si fanno sempre più numerosi. Il gruppo di Mosca conta tra i suoi membri Lissinsky, Altman, Kaichov, Rybak e Marc Chagall. Chagall aveva creato una sua estetica soggettiva, una sua calligrafia soggettiva, per così dire. Ogni tentativo di imitazione da parte di un membro del gruppo, e non erano pochi, lo indignava. Era davvero fastidioso, ma Lissinsky seguitò dritto per la sua strada. Si stava occupando, con altri artisti, di un progetto riguardante l'arte ebraica. Nel 1915, dopo l'abolizione delle leggi che limitavano le pubblicazioni in Yiddish, gli artisti si sforzarono di creare una grafica Yiddish che consentisse loro di produrre libri non meno belli dei migliori prodotti dell'editoria russa. Dal primo e probabilmente più riuscito di questi tentativi nacque Sias Kulin, composto dal poeta simbolista Brodarzon e disegnato da Lazar Lissinsky. Un esemplare volume fatto a mano che si situa nel solco della tradizione dei libri elegantemente illustrati dagli artisti del gruppo del mondo dell'arte, alle cui esposizioni allora Lissinsky partecipava. Nella loro ricerca di uno stile nazionale, quegli artisti guardavano alle arti applicate ebraiche per cercare ispirazione. Cresciuti nelle stesse città e negli stessi villaggi del loro pubblico, sapevano che quest'ultimo non era abituato a frequentare i musei e gallerie. Così rifiutarono le forme artistiche tradizionali e si misero a produrre libri, soprattutto per bambini. Probabilmente quello che ha conosciuto il maggior numero di edizioni, come volume in sé, non come testo, è lo Haggadah. L'Haggadah è una narrazione delle storie della Pasqua ebraica, accompagnata da immagini fortemente stilizzate di tipo folcloristico. I disegni espressivi e ben meditati di Lissinsky crearono una perfetta unità tra testo e illustrazioni, rivelando al tempo stesso un interesse per il futurismo, che in seguito si trasferirà sul cubismo e l'arte astratta. Un cane vivo è meglio di un leone morto. In campo artistico tutte le conquiste sono uniche nel loro genere, non si sviluppano. Intorno all'opera d'arte proliferano variazioni sullo stesso tema, a volte possono essere più acute, a volte più triviali del loro modello, ma raramente hanno lo stesso impatto. Quando i sensi rifiutano di reagire a formule diventate stantie, è arrivato il momento di trovare nuove soluzioni. El. Dopo la prima guerra mondiale, la grande Berta, le mitragliatrici e i gas bellici, la tensione trova sfogo nell'assordante esplosione delle avanguardie, che nella loro cieca avversione nei confronti dei canoni classici, salutarono con gioia la nuova tecnologia dell'era dell'elettricità, instillando forme grafiche radicalmente nuove nella sensibilità umana, forme che turbavano e irritavano i filistei. In Europa l'avanguardia attaccò l'eredità classica, demolendo pezzo per pezzo, mattone dopo mattone. In Russia si fece tabula rasa di tutto il passato, dalle cui rovine si pensava sarebbe subito nato qualcosa di nuovo. Разбирали классическое наследие по кирпичику, а в России крушили все подряд, ожидая вскоре увидеть на пожарище и пепелище новые победоносные всходы. По
avanguardia, piuttosto pose. L'avanguardia, ovvero gli artisti che credevano nell'astrazione, era nata molto tempo prima. Kandinsky aveva scelto l'arte non figurativa già prima della Grande Guerra. Contemporaneamente, in campo musicale, erano emersi il sistema dodecafonico di Schoenberg e Berg, e poi le novità in campo poetico, Khlebnikov. Il movimento investì molti paesi allo stesso tempo, ma in Russia fu più radicale. Il mondo come visione, il mondo come realtà. Vitebsk celebra. La città di Vitebsk si anima. Questa sonnolente cittadina di provincia, di appena 100.000 abitanti, un tempo tappa di Julius Klever dei viandanti, in questi giorni d'ottobre è diventata la patria dell'arte rivoluzionaria, che avanza a grandi passi, scriveva da Vitebsk Marc Chagall. Lisinski si trasferisce a Vitebsk nell'estate del 1919 per insegnare presso il locale Istituto d'Arte Popolare su invito di Marc Chagall. Dirige dipartimenti di grafica, incisione e architettura. La sorte lo ha riportato nel luogo in cui era iniziata la sua vita artistica, chiudendo la prima spirale della sua carriera. Aveva lasciato Vitebsk da pittore accademico e vi tornava come un apostolo dell'avanguardia. Dobbiamo trovare un modo completamente nuovo di educare i nostri artisti e lo si potrà trovare nel lavoro di laboratorio dove il maestro e i suoi apprendisti in stretta collaborazione cercano come un solo uomo la forma richiesta dagli obiettivi che si sono prefissi. Sarà una ricerca assolutamente libera e intuitiva. Nel 1919 Lisinski crea la sua prima composizione tridimensionale, una combinazione di architettura e pittura da cavalletto, e studia gli aspetti visivi del libro moderno. Credo che le idee che assorbiamo dai libri debbano arrivare a investire ogni forma di comunicazione visiva, lettere, segni di interpunzione, forma delle righe. Tutto deve alimentare l'idea. Но кроме этого бег строк сходится у каких-то конденсированных мыслей. Их и для глаза нужно конденсировать. Questo brano è tratto da una lettera che Lisinski scrive a Kazimir Malevich, con cui aveva lavorato presso il Dipartimento Artistico del Soviet di Mosca. Non molto dopo Lisinski conobbe Malevich e lo convinse ad accettare un posto di insegnante di pittura presso la scuola di Vitebsk. Quando nel novembre 1919 Malevich arrivò a Vitebsk, il suprematismo era già una corrente riconosciuta nel mondo dell'arte russa. Vi erano tuttavia molti altri gruppi d'avanguardia, i costruttivisti, i razionalisti, ismi di tutti i generi. Malevich, che si considerava il Mosè dell'arte moderna, il suo signore e padrone, vedeva in tutto ciò una forma di ribellione, di eresia. Intollerante nei confronti delle altre teorie, non vedeva l'ora di espandere la propria influenza, di mettere insieme un esercito di suprematisti per conquistare nuovi territori. Он жаждет набрать новую, более многочисленную армию супрематистов. Trovò quello che cercava a Vitebsk. Con il suo arrivo, il suprematismo non ebbe più rivali in città. La scuola, diretta da Marc Chagall, contava tra i suoi insegnanti Vera Ermolaeva, Mstislav Dobuzinski, Robert Falk, l'innovatore Lisinski e il pittore accademico Yehuda Pen, maestro tra gli altri di Chagall e Lisinski. Tra Chagall, nominato commissario del popolo con pieni poteri per le arti a Vitebsk dal ministro della cultura, e Kazimir Malevich, autonominatosi commissario dell'arte contemporanea nel mondo, lo scontro era inevitabile. E alla fine fu Chagall ad andarsene, trasferendosi a Mosca, da dove poi lasciò definitivamente la Russia. Ma Malevich rimase al suo posto. Assertore di un'arte nuova. Avanguardia vuol dire arte della distruzione. Non vi è alcun dubbio su questo, neppure tra le avanguardie stesse. Alla base di quello che si potrebbe chiamare il loro programma, infatti, c'è sempre un rifiuto, una repulsione nei confronti delle forme d'arte dominanti. È proprio questa l'idea di avanguardia. Dal punto di vista di Malevich, la storia della pittura si era conclusa.
Egli credeva che il suo quadrato nero del 1913 ne avesse segnato la fine. Lissinski aveva una concezione più ampia del suprematismo, lo vedeva come una piattaforma su cui ricostruire la vita dal punto di vista spirituale, materiale ed estetico. Malevich credeva di aver posto fine alla pittura con il suo quadrato, di averla annientata. Sì, la cultura pittorica si era ristretta, ma d'altro canto si era sviluppata un'altra cultura. I nostri nuovi dipinti non erano quadri, non rappresentavano niente. Erano piuttosto costruzioni dello spazio, linee, creavano un sistema di nuovi rapporti nel mondo reale. Ed è questa nuova struttura che chiamiamo Proun. Nuove strutture mi dali nazvanie Proun. Progetto per l'affermazione del nuovo. Il primo numero della rivista Unovis uscì nel giugno 1920 a Vitebsk. Le illustrazioni litografate, la copertina e il progetto grafico erano curati da Lissinski. Él era uno dei più stretti collaboratori di Malevich. Il fatto che i Proun fossero tanto diversi da tutto quello che Malevich aveva fatto gli rese più facile l'accettazione del ruolo di allievo nei suoi confronti. Lissinski dirigeva il dipartimento di architettura della scuola e ben presto si conquistò la simpatia degli studenti che, sotto la sua guida, elaborarono con entusiasmo piante e modelli dell'architettura del futuro, città cosmiche, case e Proun. Noi che abbiamo valicato i limiti della pittura, ci siamo armati di filo a piombo, regolo e compasso, perché il colpo di pennello non era all'altezza del nostro livello di precisione. E, se necessario, ci armeremo di macchine, perché per la nostra creatività pennello, regolo e compasso non sono altro che l'ultima articolazione del dito che indica la via. Lissinski creò più di 100 Proun. Tra i primi molti presentano titoli tratti dal vocabolario architettonico: città, ponte, case su terreno, mosca, arco. L'arte astratta dei Proun ricorda il disegno architettonico e allude chiaramente alla costruzione. Il Proun non è disegno, pittura o architettura, è, come ha detto Lissinski, la creazione di un mondo, aperta, suscettibile di crescita e di sviluppo, singolare. Se il quadrato nero era un'icona, il Proun è un testo artistico soggetto a una molteplicità di interpretazioni e prosecuzioni. Un testo artistico, la possibilità per una molteplicità di e le tele dei quadri erano diventate troppo gremite per me. La gamma delle armonie cromatiche non mi bastava più e così creai i Proun come stazione di transito dalla pittura all'architettura. Lissinski amava dire che le sue costruzioni non avevano un alto né un basso e neppure un lato destro e un lato sinistro. Noi vediamo la superficie del quadro sparire, trasformarsi in una costruzione vista da tutti i lati. Facendo ruotare i Proun, entriamo a far parte a nostra volta del suo spazio. Tra le opere più riuscite di Lissinski, oltre ad alcuni Proun, ai suoi dipinti e ai suoi progetti di libri, figurano molti esempi di arti applicate. Uno dei più famosi è il manifesto «Colpisci i bianchi con il cuneo rosso», commissionato dal Dipartimento del Consiglio Politico del Fronte Militare Rivoluzionario Occidentale. I suoi Proun sono espressione di un'arte creativa e non distruttiva. Aveva preso il linguaggio del suprematismo e lo aveva usato per creare una nuova arte, scatenando la rabbia di Malevich, che lo accusò in una lettera: «Non sei un suprematista, sei diventato un costruttivista». Paradossalmente, Malevich realizzò il suo desiderio di diventare un grande profeta e insegnante proprio grazie a Lissinski. Senza suprematismo non sarebbe mai nato il Proun, anche se i Proun non si conformano al modello classico del suprematismo di Malevich. Lissinski non si contrappose mai al suo maestro, né trasse vantaggio dal ruolo speciale che rivestiva Unovis, ma in tutto il suo lavoro creativo e nell'insegnamento andò diritto per la propria strada. Era una situazione che non poteva durare. Ben presto Lissinski lasciò Unovis e Vitebsk, prendendo deliberatamente le distanze da quel conflitto latente, recandosi prima a Mosca, dove fu invitato a insegnare a Buchtelmas, la più importante scuola di architettura e d'arte del paese, e poi un anno dopo in Germania, dove raggiunse Berlino per ristabilire i contatti tra artisti russi e occidentali, interrotti a causa della guerra. Console.